conoscere tu? L'hai conosciuto tu? Ma sì, allora ho conosciuto questo soggetto qui al Festival dei Matti dell'anno scorso a Venezia. Due anni fa. Che innanzitutto è un luogo terribile, Venezia, per cui ero già sotto il sole di maggio, cercavo una birra per dissetarmi, non se ne trovavano. Alla fine andai a fare questa presentazione del mio libro con una sete, con un sole a picco, e si presenta alla fine della presentazione appunto lui, vestito più o meno così, per cui io l'avevo preso a tutto il guardaroba, così non posso farsi preso per un cameriere con velleità di cantante, e mi regalò gentilmente il suo disco dicendomi che aveva letto il mio libro. Allora io, per gentilezza, dopo circa un mese ho ascoltato questo disco, più per compiacerlo che altro, e fulminato, ma questo è un grande. E poi l'ho googolato e ho visto che era niente meno che Pier Paolo Capovilla del Teatro degli Orrori. E lì poi, insomma, ci siamo cominciati a scambiare un po' di pareri, considerazioni, alcune delle cose appunto che ho detto prima. E lui è stato un po', diciamo, in qualche modo responsabile del fatto che abbia deciso di scrivere un terzo libro, nonostante avessi detto che un dittico bastava, era più che sufficiente, eccetera, eccetera. Poi, insomma, ho scritto questo terzo libro, che alla fine forse è quello che mi piace di più, tutto sommato, perché è quello meno rabbioso e anche quello meno saccente. Cioè, il primo è un po' un libro della rabbia, il secondo è un po' saccente, in cui dimostro in che modo il sapere psichiatrico è debole, io voglio appunto raccontare questa debolezza psichiatrica, e il terzo invece è un po' più, è un po' la sintesi, diciamo, anche più di autobiografico, forse. È anche più autobiografico, in cui rivelo più parti di me. Certo, poi ti confidi al lettore le sofferenze, no? Dello psichiatra riluttante, a parte che in realtà questo lo esprimi in tutti e tre. Ma questo è un po' un trucco, nel senso che io lo dico nell'ultimo libro, che questo è il trucco che adopera Emmanuel Carrère, che, a parte che è il maggiore autore, secondo me, di non fiction novel a cui mi ispiro, Carrère appunto adopera sto trucco per cui fa sto patto col lettore nelle prime battute dei suoi libri, racconta di sé, acchiappa il lettore e poi si permette anche di affrontare temi forti sapendo che il lettore lo seguirà. Allora, siccome i miei temi sono un po' indigesti, pure io metto a parte il lettore del mio flusso di coscienza, delle mie ossessioni, anche dei miei attacchi di panico, tipo in un libro, sapendo poi che quando gli propongo i temi sui Cristi in croce, sul rischio che l'umanità diventi un manicomio chimico, eccetera, eccetera, il lettore rimarrà, continuerà a leggere. Io in realtà chiesi a Piero, allora, quando venni al Festival dei Matti avevo appena letto Il manicomio chimico, no? Quindi appresi che tu eri a Venezia, ho detto, beh, ah, caspita, non capita, era una bella occasione per conoscere l'autore. E nel frattempo io avevo pubblicato il mio disco solista, l'unico disco solista che ho pubblicato nella mia carriera artistica, Opto Ortocollo. Dentro quel disco c'è una canzone che si intitola 82 ore, che è dedicata alla triste vicenda della morte, dell'assassinio, diciamolo pure, di un maestro elementare cilentino, si chiamava Francesco Mastrogiovanni, che fu legato ad un letto, fu farmacologizzato ferocemente e morì in 82 ore, morì, ora non ricordo quale fu la diagnosi esatta. Per embolia polmonare. Embolia polmonare, ecco. Gli effetti della contenzione. Sì, sì. Pensa che, quindi, voglio far dono a Piero proprio del disco, ma anche a Giovanna, ricordo che c'era anche la cara Giovanna del Giudice, per far sapere a questi psichiatri che ci stanno anche le rock star, no? che si interessano di questi temi così importanti, tutto sommato cruciali in questo momento storico, in queste circostanze, nelle circostanze della contemporaneità. E poi, da cosa nasce cosa, gli chiesi proprio una consulenza, perché stavo scrivendo per il Teatro degli Orrori due pezzi, uno sulla contenzione, proprio sul TSO in particolare, perché io ho tanti amici che hanno subito il TSO, ne hanno subiti tanti, e sono delle persone che sono completamente cambiate, distrutte moralmente calpestate sono state queste persone. E uno sullo psicofarmaco, questo pezzo che sentite, benzodiazepina, insomma, volevo da Piero un consiglio giusto per evitare di scrivere delle stupidaggini dentro alle canzoni. Da cosa nasce cosa, siamo diventati due amici fraterni, ora quando vengo a Roma non manchiamo mai di trovarci.
Quindi sono felice, anche perché poi attraverso Piero, attraverso Giovanna del Giudice, ho conosciuto il Forum Salute Mentale. Con l'ultimo disco al Teatro degli Orrori abbiamo aderito alla campagna contro la contenzione, e a me piace molto questo coniugare la musica, nel mio caso comunque l'arte in genere, con la politica, quella che prima ho cercato di definire la buona politica, che è la cittadinanza attiva, che è la politica che si fa ogni giorno, non volgere lo sguardo da un'altra parte di fronte ad una prevaricazione. Per me la politica è questa, non più che la partigianeria ideologica, e lo dico da comunista che sono, perché sono anche iscritto al partito, io voglio dirti, no? Faccio delle cose anche con il partito, quindi, però insomma la buona politica la si fa proprio così, la si fa non soltanto scrivendo i libri, ma leggendoli.